mi interessa mostrare sono semplicemente dei modelli di scala che tu conosci perfettamente, per cui... Ovviamente noi spostiamo questi pattern della scala maggiore lungo il manico, ma come? Li facciamo avanzare in questo modo. Cosa sta succedendo? Nota bene una cosa, aumento un filo il click, lo porto... Se lo porto anche a sedicesimi... Deve sempre... Boh, è saltato qualche cosa. Deve sempre rimanere alle tue orecchie una parvenza evidente di linearità e ovviamente morbidezza nell'esecuzione. Cioè, per linearità, perdonami, intendo proprio gli accenti, se dispongo di ottavi, quarti, sedicesimi, qualsiasi cosa in termini di divisione, di portamento, ovviamente se parlo di scale che avanzano per salti di terza. Se abbiamo una scala di questa tipologia, tonica terza, seconda, quarta, terza, quinta, quarta, eccetera, eccetera. Per cui farò fare al percorso dell'avanzamento sulla scala un salto di terza, tornare indietro, un'altra terza, tornare indietro, un'altra terza. La stessa cosa avverrà quando dovrò tornare indietro. La mia tonica non tornerò indietro di un secondo grado, ma tornerò indietro concettualmente di una terza. Per cui, a scalare, no? E ovviamente andrò in loop. Per questo motivo si crea... Senti, no? Questa cosa viene fatta molto spesso anche nei momenti come prima o in altre tipologie di musica, soprattutto utilizzando le diteggiature estese, perché avendo tre note per corda l'avanzamento rimane costantemente uguale e non avendo le due note per corda che si alternano a tre risulta appunto nelle stese un po' più semplice, perché appunto si crea tensione, la scala la si allunga molto di più. In termini di velocità invece più che altro usiamo gli hammer and pull o i legati o comunque altri escamotage. Però per quanto riguarda la tensione e l'inspessimento, non so quali altri sinonimi magari anche in maniera impropria posso riuscire a riportare per comunicare questo tipo di sensazione. Molto spesso anche nelle cose che scrivo o nelle cose che faccio, eseguo, cerco o vado a utilizzare questo tipo di escamotage, lo definisco tale perché richiama alla mente una modalità per poter riprodurre una sensazione di tensione emotiva o di muro che si vuole cercare di comunicare in termini proprio non armonici ma proprio di origini di tempo, ok? Per cui è una cosa che soprattutto viene fatta in maniera grezza magari in certi stili musicali, in altri se giustamente e in maniera non eccessivamente appunto presa in maniera grezza può essere anche una cosa interessante. Di certo, da un punto di vista meccanico, ha una certa importanza perché aiuta la sincronia e l'indipendenza degli arti. Vediamo anche molto lentamente come consiglio di fare l'esercizio.